chiedere aiuto, che qualcuno c'è che ci può aiutare. Io ho avuto la fortuna di ritrovarmi in mezzo a persone che mi hanno voluto bene, che mi hanno incoraggiato, che quando stavo male, quando mi facevo del male, mi hanno sempre dato la forza di smettere. Fortunatamente fra queste persone c'è anche Gianpietro. Mi ha sostenuto, mi ha fatto smettere, mi ha sempre dato la possibilità di credere in me stesso e di iniziare a provare a dare una mano, perché questo è quello che sento io, quello di dare alla gente quello che lui ha dato a me. Tutti noi, con piccoli gesti, sappiamo veramente cambiare la vita di una persona. L'unico difetto che ha creato il 95 mi fa sentire un male. Però Marco è qui con noi e ci dice due parole. Vieni Marco. Buonasera, sono Marco, il ragazzo che hai visto nel video. Brevemente vi ripeto la mia storia. Sono nato fortunatamente in una famiglia benestante, non ci mancava nulla, eravamo una famiglia felice, legata. Purtroppo però ai miei 4 anni mia madre per un'operazione è caduta in coma. Non l'ho rivista più per 2 anni, finché poi non si è risvegliata senza memoria. Successivamente ai 10 anni è mancato anche mio papà, in tragiche circostanze purtroppo. Io a 10 anni ho visto la mia famiglia distruggersi davanti ai miei occhi, tutta quella famiglia che mi auguro che voi ci eravate unita, legata, senza problemi, la mia ho vista distruggersi. Non è stato semplice per me. Purtroppo ho avuto i miei momenti, no? Tutto quel dolore spesso non l'ho saputo reggere. Sono caduto nell'autolesionismo a 14, a inizio dei miei 16 anni. Purtroppo non sapevo reggere tutto quello. Sono caduto e sento di aver sbagliato. Sono uscito grazie a mio papà, grazie a tutta quella gente che mi è stata a fianco. E come ho fatto? Perché ho iniziato a dare un peso a quella preoccupazione, a tutto quell'affetto che mi stavano dando le persone che mi stavano attorno. Ho iniziato a capire che forse non potevo rimanere in quella situazione, dovevo veramente fare qualcosa, sia per me e anche per gli altri. E in quell'intervista si parla, questa intervista è stata creata per una persona soprattutto, né io né mio padre, una ragazza che si chiamava Noah, che purtroppo fra i due rimango soltanto io. E quindi vi racconto io la sua storia. Questa ragazza, 17 anni, purtroppo che era più giovane, è stata violentata. A 17 anni ha richiesto l'eutanasia. Ha vinto questa battaglia e purtroppo oggi non c'è più. Ci pensate, una ragazza di 17 anni che ogni giorno può vivere nuove esperienze, nuove emozioni, che ha deciso di togliersi la vita. Come mai secondo voi? Io ho formulato le mie teorie. Che forse non ha saputo trovare quella persona che sapesse ascoltarla, che sapesse darle quella luce, quella passione, una passione che poteva trovare per liberarsi quei pesi. Che alla fine anch'io ho vissuto le mie. Sono stato bullizzato a scuola, effettivamente anch'io ero molto chiuso, avevo un carattere abbastanza duro con i miei compagni, ero elementari, quindi eravamo tutti bambini alla fine. Però col passare gli anni ho capito una cosa, ho capito che quegli stessi ragazzini che mi trattavano male non erano cattivi, perché non ero l'unico che stava male, anche loro non sapevano come esternare quel loro dolore. Ho iniziato a fare i miei primi ragionamenti, che alla fine il carattere di una persona nasce tramite, è una conseguenza, nasce conoscendo altri caratteri, con la reazione ai caratteri di altre persone. Quindi, effettivamente, pensato che se avessi iniziato a essere un po' più simpatico con quella persona con cui normalmente ci guardiamo male, che
che forse dà un po' più di quella fiducia e quell'affetto che a me avevano privato, forse riuscivo veramente a dare qualcosa. Appunto, questa ragazza non c'è più, come ho detto prima. Perché sono qua? Perché sono qua davanti a tutti voi? Sono qui perché sono stanco di vedere ragazzi come me che sono caduti. Sono stanco di vedere quei ragazzi che si tagliano, che stanno male. Non lo sopporto. Hanno bisogno di una mano e io sono qua per loro. Sono qua per ascoltarli, perché spesso non sappiamo trovare quella persona a quale dare un minimo di fiducia e confidarci. Ma io so come si sta. So come si sta ad avere quel dolore, a non sapere con chi parlarne. Quindi io sono qui per voi. E grazie a mio padre ho scoperto una mia passione, che è quella di scrivere poesie di vario genere. Ho scritto questa, che è la prima delle due che stasera vedremo. Che alcuni vivono in un universo di cenere, dove la cenere è quella della sigaretta che la gente usa per sopprimere ciò che sono, al posto di alimentare i concetti con l'universo che hanno in profondo, con riflessioni, filosofie di tutto ciò che li assedia, che li ferisce. Effettivamente, noi ragazzi tendiamo, come ho fatto io, per spegnermi, per togliermi quel dolore emotivo, sono passato a tagliarmi. Ci sono altri ragazzi che bevono, fumano, esagerano, perché qua si parla di esagerare, si parla di superare il limite, di non tenere più il controllo di se stessi. Punto. Io, come ho detto prima, mi sono reso disponibile per queste persone, perché anch'io ho esagerato, anch'io ho vissuto tutto quello e non trovo sia giusto che ci siano altri ragazzi a mia età che vivono con certi pesi. Successivamente ne ho scritto un'altra. Ho scritto questa. Voglio vivere da libero, con i miei dubbi che mi rendono umano, con i miei errori che mi rendono vero. Eppure continuo a sentirmi strano, come una nuvola senza cielo, come le mie esperienze, speranze, senza un ambito vano. Contemplo emozioni che non posseggo e i miei pensieri mi incidono a un carattere profano, che mi portano a ambire stelle di cui non sono degno, mentre preferisco parole che lasciano un segno. Qua io parlo del mio bisogno di libertà, del mio bisogno di uscire da tutto quello, ma allo stesso tempo di trovare il mio spazio, di poter essere me stesso, perché ho avuto anch'io i miei giudizi sui miei confronti a causa della mia situazione familiare. Poi, piano piano, decido di vedere da un altro lato, perché anch'io ero un ragazzo che giudicava, anch'io puntavo il dito verso quelli che mi sembravano quei ragazzi che avevano l'orecchino, che avevano il tatuaggio, che mi sembravano quelli là, quelli i cattivi, quando in realtà quei ragazzi là hanno un mondo da raccontare, perché tutte noi persone siamo un piccolo universo. In quel piccolo universo c'è qualcosa che noi possiamo prendere, portarlo con noi e renderci migliori effettivamente. Appunto, qua ho parlato del mio bisogno di libertà. Mio padre mi ha dato questo bisogno, mi ha riuscito a togliere questo bisogno. Col tempo, a marzo di quest'anno, ha iniziato a farmi parlare con lui ai suoi incontri. Siamo andati in diversi posti alla fine del Veneto. Successivamente abbiamo vissuto anche delle esperienze forti. Abbiamo avuto due interviste insieme, per lo più quella che avete visto adesso su Facebook ha raggiunto un numero che neanche io mi aspettavo, 500.000 visualizzazioni. Esperienza che veramente lasciano il segno alla fine. Mio papà mi ha dato una mano, io adesso sono qui per restituire quella mano 100 volte a chi ne ha veramente bisogno. Grazie. Grazie davvero Marco, anche perché alla tua età me la facevo sotto parlare davanti a 4 persone, non so, davanti a 300. Veramente bravo, bravo, bravo. Stasera c'è una seconda sorpresa però. Abbiamo un altro ragazzo del Pesciolino, sempre lui è sempre piccolo di statura perché li scegliamo solo così ultimamente. Seba è 17 anni, lui ha cercato la sua ghianda, ogni tanto si perde come tutti gli adolescenti, ma la sua ghianda è la musica. Racconta il suo dolore con la musica rap e ci racconterà un po' la sua storia attraverso una canzone. Lo metti con il tuo telefono?
Ah, tra l'altro vi do anche, se qualcuno vuole entrare in Instagram a seguire Marco, dovrei avere il suo coso, ve lo trovo subito, eccolo qua. Scrivete questa parola, Nefilimo. Come è nata quella cosa qui? Poi posso dirla a Marco come è nato questo nome? No, zero, niente. Cercate voi cosa vuol dire. Di originalità. Basta, è un nome originale, gli è piaciuto, Nefilimo, così potete seguire in Instagram. Seba, io mettiamo sui noti, fai la tua canzone, mettiamo sotto Ema dietro. Sei pronto? Vai. My Story, Seba Varius. Ciao. Amicizie, tradimenti, inganni, con gli amici troppi sbagli, con le ragazze troppi sbagli, ma ci sbagli, con la famiglia non ne tengo il conto perché sono tanti, troppi rimpianti. Ho bisogno d'aiuto, senza il rap non avrei parlato e sarei stato muto. In certi momenti non volevo parlare con nessuno, avrei voluto sparire, te lo assicuro, e cercare dentro te la mia anima per essere qualcuno. E con te cazzo ero numero uno, mi sfogavo su me stesso tirando dei pugni al muro, sangue che colava, e le pagine della mia vita il vento le girava, e pian piano sopra le ferite ci soffiava. Non butterei la vita perché mi è troppo cara, vedevo gente che si ammazzava per far sentirsi strana. In me stesso c'era solo tristezza, vedevo gli amici drogarsi senza consapevolezza, e questa cosa mi buttava a terra. Amo gli amici e poi ci faccio la guerra, ma è una battaglia persa, perché riescono a trovare la felicità in una canna d'erba, la loro dignità come era incerta. Ma se avevano bisogno la mia porta sempre aperta, accendo la sigla, è già la terza. E intanto scrivo, quando canto quel che vivo, la gente mi guarda con lo sguardo schivo, e mi dicevano non star con loro, ma io non capivo, non volevo lasciarli perché non ero cattivo, ma delle mie scelte lo so che me ne pentivo. E fu così che persi gli amici e pensai l'ho ucciso. Quelle parole mi avevano ferito, quasi ucciso, mi sentivo così deriso, doppia faccia triste col sorriso. Ho paura di ciò che mi succederà, ma avere la maschera è la mia abilità. Giuro non capivo negli altri qual era la mia diversità. Cos'ho che non va, so cose di me stesso che la gente non sa. Sono un po' quella agli altri perché mi chiamano fra tutto qua. Cerco di dirvi le cose con sincerità, mi pento male perché non trovo la mia identità. È questo che a volte non mi fa essere nella realtà. Essere giudicato agli altri non mi è mai piaciuto. In confronto a questa gente mi è bastato tutto, stare su una panchina a piangere seduto. Ormai la droga nel rap è di moda, inizi con le prove a spaccarti, a spacciare robe, pippar coca. E pensare che questi argomenti la gente ci gioca, ci girano attorno come fosse una cazzo di giravolta. E gira gira la giostra, e lo fanno solamente per mettersi in mostra. Un ragazzo fatto di coca, l'amore non te lo dimostra. Questi ragazzi abituati alla volante che si accosta, allo sbirro che con mezza canna ti arresta, che faccia tosta. Si dice, non andrò mai oltre la canna. Dopo un po' che fumi quella non ti sballa, quindi passa l'altro ed ecco qui la tua condanna. Ciò che ami poi t'ammazza, quello che dico non prenderlo come minaccia. Perché ne ho vista tra di gente che collassa, di gente presa dall'ambulanza per stronzate fatte con amici sulle quali poi ci ridi ma non ci rifletti. Magari i soci poi li perdi, parlo con te che mi ascolti. Sicuramente avrei passato dei bei ricordi che non scordi, forse non so molti, ma teneteli stretti. Qualcuno a 40 anni li ha già persi, perché poi ci pensi e rimpiangi la tua adolescenza. Sai che non puoi farne senza, è quella cosa che crescendo ti fa tenere testa nei momenti di tristezza. E cambio tanti argomenti nelle canzoni, ne ho la consapevolezza. La mia vita era su un filo che si spezza appena lo tiro. Ricordo le medie proprio scusi, ma nella mia testa avevo solamente giorni scuri. Ricordo le medie proprio scusi, nella mia testa avevo solamente giorni scuri. Grazie mille a tutti.
Grazie Seba davvero di questo dono. Aspetta che tiriamo via un po' il microfono. E anche Sebastiano, lui, se volete seguirlo in YouTube, così quando diventerà, se quando diventerà più famoso potete dire che l'avete visto, no? Perché bisogna farlo diventare famoso prima o poi. Però ho detto Seba, attenzione, non pensiate mai, ragazzi, tra guardare il tappeto rosso, pensare di arrivare là. Io dico sempre, ragazzi, fate del vostro meglio ogni giorno della nostra vita, della vostra vita. Quello è già fare dei risultati, no? Perché poi se arriverà anche il risultato più grande, va bene. Oggi purtroppo i ragazzi vivono sempre con quell'illusione, no? Di arrivare là, è la trappola di questo mondo, che ci vuole far credere che la felicità sia nel successo estremo, l'arrivarla in cima. In realtà il successo è quando tu, in questa giornata, hai fatto del tuo meglio. Lì puoi dire che sei una persona di successo. E Seba lo fa ogni giorno. Tra l'altro sia Sebastiano che Marco, due mesi e mezzo già sono passati, con Selve, Michele, un ragazzo che se n'è andato, e hanno voluto accompagnarmi quei due ragazzi, c'erano anche loro, e hanno conosciuto gli amici di Michele, e oggi so che sono in contatto, ed è una cosa bellissima che mi abbiano accompagnato, funerale hanno voluto. Io devo ringraziare anche la famiglia, fare un applauso perché hanno sostenuto il pesciolino rosso, hanno chiesto. Hanno chiesto ai partecipanti al funerale di fare delle offerte che poi hanno mandato al pesciolino rosso. In qualche modo un pezzettino avete contribuito anche voi a fare in modo che la morte dei nostri figli in qualche modo possa essere vita per altri ragazzi, per altri giovani che vogliono mettersi in gioco. Non possiamo più riportare indietro i nostri cari. Ma noi possiamo provare almeno in qualche modo ad abbracciare altri ragazzi e dare un senso più grande alla nostra vita. È quello che sto cercando di fare io ogni giorno, non so se ce la farò, ma il mio sogno davvero è quello di provare a trasformare il dolore in amore, perché ho capito che quando arriva il dolore, quello grande, noi abbiamo due possibilità. La prima è quella naturale, istintiva, che è quella di lasciarci andare, riempirci di rabbia, di odio, non capire, prendercela con qualcuno,